mattina successiva alla visita di Gubbio, ci prepariamo a lasciare l'area di sosta che ci ha ospitato per la notte. È un buon punto di sosta per la visita della città, non lontana dal centro, l'accesso è completamente automatizzato, il camper service è ben disposto in grado di fornire due camper contemporaneamente. Gli stalli sono su ghiaia e l'erogazione della corrente avviene con colonnine dotate di gettoniera. La strada oggi ci porta alle grotte di Frasassi, lasciamo l'Umbria alle nostre spalle e siamo nelle Marche. Ci muoveremo poi nei pressi di Acqualagna, dove il giorno dopo faremo una bella passeggiata nella Gola del Fullo. Saliamo infine ad Urbino, nostro centro rinascimentale. Corriamo una comoda superstrada che, pur essendo una domenica di pieno agosto, è praticamente deserta. Attraversiamo montagne non particolarmente alte, ma molto boscose, ogni tanto si intravede qualche paesello e mi ritrovo, mentre guido, ad immaginare come fosse viaggiare in questi territori nei tempi medievali. Siamo nel parcheggio delle grotte di Frasassi, bella area camper, vasta, purtroppo sotto il sole di oggi, però che ci si può fare? Ora Allora, sto abbiamo desiderando fatto la solo fila questo. per i biglietti, lunga fila, abbiamo fatto anche il controllo del Green Pass e ora aspettiamo di prendere l'autobus che ci porta all'ingresso delle grotte. Le grotte di Frasassi sono bellissime e valgono sicuramente la spesa che abbiamo fatto, circa 50 euro in tre per un'ora e mezzo di visita guidata. C'è molta affluenza, ma l'organizzazione è buona e dal biglietto alla visita tutto procede in buon ordine. Appena si entra nella grotta vera e propria, dopo un lungo tunnel d'accesso, parte il primo wow corale, perché l'abissancone è veramente gigantesco, si riesce a malapena a percepirne le dimensioni. La guida però ci dice chiaramente che il senso delle proporzioni si perde perché non ci sono oggetti a cui siamo abituati per poter paragonare le misure di quello che vediamo. Nella cavità gigantesca, la Torre di Pisa arriverebbe a un terzo e come volume potrebbe ospitare l'intero Duomo di Milano. Anche le numerose stalattiti si capisce che sono grandi, ma alcune arrivano ad oltre 20 metri, quanto un palazzo di 5 piani, quindi sono veramente, veramente grandi. Attraversando l'ultimo tratto, invece, di dimensioni più raccolte e ricco di carbonati di calcio purissimi e quindi bianco e sbrilluccicoso, mi ricorda quando leggevo da ragazzo Viaggio al centro della Terra di Jules Verne. Ecco, me lo immaginavo proprio così. Nel pomeriggio, sempre nella stessa zona e nonostante il caldo africano che sfiora i 38 gradi, facciamo una modesta passeggiata su una strada ben pavimentata, lunga circa 1 km, con una bella salita, che conduce al santuario della Madonna di Frasassi, meglio noto però come Tempio di Valadier, dal nome dell'architetto che lo ha progettato per conto di Papa Leone XII, che era nato proprio da queste parti. Grotte al Tempio della Madonna di Frasassi, un caldo
Eccoci, siamo arrivati all'area di sosta per stasera, vicino alle gole del Fullo, e siamo praticamente dietro il fiume, quindi questo è quello che si può dire vero campeggio per oggi. Il parco Le Querce ospita sia camper sia tende, c'è un blocco bagni, per la corrente ci vuole una bella prolunga, non ci sono piazzole, ci si può mettere un po' come si vuole. Noi abbiamo trovato un posto tranquillo ed ombreggiato. Facciamo colazione e poi percorriamo l'antica via Flaminia attraversando un'altra meraviglia naturale, la Gola del Fullo, scavata dal fiume Candigliano, affiancata da monti che sfiorano 1000 metri. La strada è chiusa al traffico, per cui la passeggiata è molto piacevole. Peccato che la galleria, scavata dai Romani nel 76 d.C., sia chiusa, per cui arrivati a quel punto non si può fare altro che tornare indietro. Aspettiamo la sera e ci spostiamo di circa 25 km per salire ad Urbino. Il parcheggio non è il massimo, lontanuccio dal centro e pieno di zanzare. Visitiamo la città che ha dato Natale al pittore Raffaello, un po' svogliati, sicuramente meriterebbe ben più attenzione, ma il caldo della giornata trascorsa ci ha tolto veramente tutte le energie. La vista della cosiddetta facciata dei Torricini del Palazzo Ducale, però, illuminata da un caldo sole al tramonto, ci trasporta in un mondo fiabesco, fatto di carrozze, dame e cavalieri. La giornata volge ormai al termine, le nostre vacanze però sono appena iniziate, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e continuate a viaggiare con noi.